Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua per una recensione di un libro che vedete già nella mia libreria, ovvero La Regina del Nord. Lui! Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche che qua sotto in info box trovate i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Ma detto questo, cominciamo! Oggi vi andrò a parlare della duologia della Regina del Nord di Rebecca Ross. Si tratta di una duologia epic fantasy ambientata nel 1500 di questo mondo, che non è il nostro 1500, piena di azione e avventura e con un filo di romance. Si tratta di una duologia young adult e questi sono i primi due libri dell'autrice, quindi questo, La Regina del Nord, è proprio il primissimo libro dell'autrice. Ha scritto anche altri due libri che però non sono ancora stati portati in Italia. Per quanto riguarda le stelle, ho dato 5 stelle al primo e 4 al secondo. Questa recensione sarà completamente spoiler free, quindi non farò nessunissimo tipo di spoiler e mancherà la parte invece con spoiler che faccio solitamente nelle mie recensioni. Ma vi aspetto comunque qua sotto nei commenti per chiacchierare su questi libri. Ricordatevi, se fate spoiler, di scriverlo. Ma detto questo, cominciamo. Cominciamo proprio dalla trama. Conosciamo principalmente due nazioni, la Velaria, che è relativamente normale, e la Maevia, che è un regno molto femminile. Storicamente sul trono sono sedute delle regine, è un regno interamente governato dalle regine. E per quanto riguarda invece l'eredità, sono le femmine ad ereditare e sono le figlie femmine quelle che più, insomma, sono volute dalle coppie. È un regno molto femminista, è un po' diverso dal classico regno medievale, per esempio. Ma sul trono di Maevia è seduto un re. In questo caso è anche un re particolarmente crudele. Per rimettere la regina sul trono però sono necessari due oggetti molto importanti. La pietra Evantide, non so come si pronunci, e il canone della regina. Il canone della regina è un insieme di leggi, mentre la pietra è una pietra magica che, se indossata da un membro di una particolare famiglia, risveglia la magia. Ma la magia ha un lato negativo in questo mondo fantasy, perché se scatenata in battaglia, la regina che la scatena ne perde il controllo, per cui non si sa bene a chi andrà a favorire ed è molto pericolosa. In Velaria, che è un regno un po' più tradizionale, si studiano 5 passioni, che sono teatro, eloquenza, musica, arte e sapienza. Sapienza è divisa in 3 rami, ovvero storiografico, medico e didattico, ovvero insegnare le altre due. Queste passioni vengono insegnate in delle scuole ed è proprio in una di queste che la nostra protagonista, Brianna, verrà iscritta. Verrà iscritta una di queste scuole e nel corso degli anni proverà diverse passioni, ma alla fine si soffermerà su sapienza. E al solstizio d'estate del suo 7° e ultimo anno di studi deve appassionarsi, ovvero trovare un patrono, in parole semplici, trovare un lavoro. Brianna comincia a vedere delle scene del passato che non capisce pienamente, ma saranno proprio questi strani episodi a farle trovare un patrono. Comincia così la ricerca della pietra Evantide, la pietra magica necessaria per rimettere sul trono la legittima regina, la Regina del Nord. Mentre nel secondo libro, La Regina del Nord 2, L'Ombra della Rivolta, come ci suggerisce il titolo, seguiamo una rivolta, ma non vi dico altro per non fare spoiler. Adesso però passiamo a quello che è la mia personale opinione su questa duologia. Partiamo dal primo libro, ovvero La Regina del Nord. Questo libro mi è piaciuto tantissimo, è una piccola perla, è stata una piacevole sorpresa. Gli ho dato appunto 5 stelle, ma nonostante questo ha qualche problemuccio, qualche lato negativo. Primo fra tutte, il numero di coincidenze. Ci sono delle coincidenze, un po' troppo forzate certe volte, ma personalmente ci passo sopra, perché sì, mi rendo conto che è una coincidenza un po' forzata, però allo stesso tempo non mi dà particolarmente fastidio, ed essendo il primo libro dell'autrice, mi va benissimo così. Personalmente non sono state fastidiose, ma oggettivamente vi dico sì, ci sono delle coincidenze. Non sono tantissime, ho visto libri in cui ce ne sono molti di più e la cosa degenera, ma qui secondo me è giusto un paio ogni tanto. Il personaggio protagonista, Brianna, mi è piaciuta tantissimo ed è anche un punto di vista abbastanza particolare, però diciamo che non vi posso dire di più perché sarebbe spoiler, perché non vi dico chi è la Regina del Nord. Però diciamo che il punto di vista di Brianna è relativamente insolito in quello che è il classico narratore fantasy, tra virgolette,
Però mi è piaciuto tantissimo. Il personaggio in sé, anche qui, mi è piaciuto davvero davvero tanto. È un personaggio che parte dall'essere indecisa, timida, e arriva a diventare una donna forte, uno classico strong female character in qualche modo. Mi è piaciuto tantissimo il suo percorso, la sua crescita, e proprio il personaggio stesso di Brianna mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la trama, è una trama abbastanza semplice e lineare, alcuni colpi di scena li ho visti un attimo prima che arrivassero, alcuni erano leggermente prevedibili, ma niente di che, anche qui non fastidiosi. Qualche sorpresa c'è lo stesso. Per quanto riguarda il romance, come vi dicevo, in questa duologia c'è un filo di romance, quindi una piccola parte romantica. Personalmente è molto dolce, piccola e non fastidiosa. Io già da pagina 2, quindi già dal prologo, ho detto tra questi due personaggi succede qualcosa. Io li shippavo proprio come coppia praticamente da pagina 2. No, ma c'era il prologo a pagina 2, facciamo pagina 10. Li shippavo letteralmente dall'inizio e mi stavo domandando se fosse una cosa possibile, però ecco, sì, li shippo dall'inizio. Non so se sono solo io o se è proprio il libro così, però io li shippavo dall'inizio. Ma la coppia rimane comunque carina, molto molto carina. E una cosa che ci tengo a dire è che non è tirata per le lunghe, mi spiego meglio. Alcune volte mi è capitato sia in film, serie tv che libri che la storia romantica fosse allungata, tirata per le lunghe. I personaggi non si dicevano mai i propri sentimenti, non arrivavano a dichiararsi, non arrivavano a baciarsi praticamente mai e praticamente quello che tu volevi che succedesse a un determinato punto succedeva ore ed ore dopo, essenzialmente. Qui non c'è. E per fortuna. Sì, è stato un romance semplice, relativamente classico, piccolo, che mi è piaciuto tantissimo. I due personaggi poi sono davvero tanto tanto dolci insieme. Il regno di Maevia, ovvero quel regno tutto al femminile, e l'idea è davvero originale, mi è piaciuta tantissimo, un po' magari il classico regno medievale trasformato, fatto diventare al femminile, e mi piace tantissimo l'idea, semplice ma bellissima. Passiamo poi a parlare un attimo della magia, magia che per essere un fantasy è davvero molto poco presente. Si tratta di un epic fantasy perché il regno è completamente nuovo, è completamente immaginario, forse c'è anche una mappa. Vediamo, sì, abbiamo proprio una mappa, ok, questo è il regno. Si tratta di un fantasy perché abbiamo effettivamente un regno inventato, ma per quanto riguarda la magia, bene, questa è disattivata, tra virgolette, fin tanto che la pietra magica non si trova appoggiata a contatto con la pelle, comunque non è in possesso di una persona che appartiene ad una particolare famiglia della Maevia. Per cui la magia è disattivata, tra virgolette, per gran parte di questo libro. Ma comunque ne scopriamo la storia. Ci viene detto che la magia è fortemente instabile e se richiamata in battaglia non si sa a favore di chi si schiererà. Quindi in realtà la magia la vediamo davvero poco. L'unica applicazione che vedremo della magia è sulla parte finale del libro ed è per curare. Quindi in realtà la magia è davvero in secondo, terzo piano, non compare quasi mai. Diciamo che la parte centrale di questo libro è azione e avventura. Venuta benissimo, adorata, adorata, adorata. Vi consiglio tantissimo di leggere questo libro, La Regina del Nord. Passiamo ora a parlare del secondo libro, La Regina del Nord 2, L'Ombra della Rivolta. Io non ero sicura se leggerlo, perché avevo sentito dire che era molto brutto, che rovinava la saga, e che, visto che il primo può essere considerato uno standalone, visto che è un finale abbastanza chiuso, bisognasse, insomma, leggere solo il primo e dimenticarsi dell'esistenza del secondo. Ho deciso di leggerlo perché, continuando a cercare sul web, ero riuscita a trovare anche recensioni positive e quindi ho deciso di farmi una mia personale opinione, oltre al fatto che mi piaceva tantissimo questo regno in cui eravamo stati introdotti, mi piace tantissimo il regno e mi piacevano anche i personaggi, quindi ho deciso di dargli una possibilità. L'ho cominciato con aspettative relativamente basse, ma nonostante questo mi è piaciuto. Gli ho dato 4 stelle, come vi dicevo all'inizio, e secondo me si può leggere, nel senso, sì, si può leggere, no, non è necessario leggerlo, e no, non rovina tutto. È sicuramente più brutto rispetto al primo libro, che appunto rimane il mio preferito dei due, però nonostante questo è carino, ha la sua storia da raccontare. Seguiamo una ribellione, non vi dico altro appunto per non fare spoiler.
Questo libro è molto più incentrato sulla parte, appunto, di nuovo, di azione e di avventura. La crescita dei personaggi io l'ho trovata in qualche modo ferma, tra virgolette, ovvero i personaggi non evolvono. Hanno fatto il loro bellissimo percorso, soprattutto il personaggio protagonista Brianna, nel primo volume, e nel secondo li lasciamo un po' fermi, nel senso che non subiscono particolari modifiche a livello di carattere. Non mi sembrano tornare indietro, le caratterizzazioni mi sono sembrate bene o male, tra virgolette, stabili e coerenti con quelle del primo libro. La trama, di nuovo, abbastanza semplice, di nuovo c'era qualche coincidenza di troppo, ma di nuovo ci passo sopra. Quante volte ho detto di nuovo in questa frase? Comunque, sì, ci sono delle coincidenze, ma anche qui io ci passo sopra. La parte romance, ecco, qui è stata un filino più tirata per le lunghe, perché c'era una particolare situazione che io volevo vedere un po' prima, però, nel senso, va bene lo stesso in qualche modo, ce lo facciamo andare bene. Non si ha la sensazione proprio che sia tirato all'inverosimile e che proprio dici, ma non ce la potete fare. No, non è questa la sensazione, però ecco, sembra un po' più tirato rispetto al primo volume. Quindi, come vi dicevo, la sensazione per il romance è quello che sia un filino più lento. In questo secondo volume abbiamo anche due diversi punti di vista, ovvero quello di Brianna e di un altro personaggio di cui non faccio il nome. Quindi abbiamo due punti di vista che si alternano costantemente per tutto il libro. È una cosa diversa rispetto al primo, che infatti era solo dal punto di vista di Brianna. L'ho apprezzato, ma non adorato. Piccola cosa buffa è che uno dei personaggi si chiama Cartier, ma nella mia testa lui è Carter. Ho tagliato la I dal suo nome. Sì, il secondo libro non è niente di che. Ripeto, non rovina tutto, non è all'altezza del primo, non aggiunge granché, però, ecco, se vi piacerebbe spendere dell'altro tempo in questo mondo che a me è piaciuto personalmente tanto, ecco, leggetevi il secondo. Sono anche qua di nuovo 300-350 pagine, non è lunghissimo. Bene, fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete letto e cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video. E vi ricordo che qua sotto in info box trovate anche, come sempre, i link al mio Instagram e al mio Goodreads. Vi ricordo di seguirmi anche lì. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!